nostro team è un team che quest'anno compie anche 10 anni di vita. Abbiamo incominciato, diciamo, l'attività con dei trofei, il famoso trofeo KTM. All'inizio correvo io, ero io il pilota, poi piano piano, diciamo, si è sviluppata tutta la struttura fino ad arrivare appunto a essere uno dei top team a livello mondiale. Infatti siamo il team che rappresenta la Suzuki, siamo il team ufficiale Suzuki. Il team ha conquistato in questi anni un terzo posto del campionato europeo, ci siamo sempre posizionati nei primi 10 tutti gli anni, sia del campionato mondiale che del campionato italiano. Poi da Roberto Baraccani, che era new entry di quest'anno, è un tecnico che arriva soprattutto dalla velocità e ci sta dando appunto delle dritte che prima magari non conoscevamo, e comunque un aiuto in più. Poi i nostri piloti sono Andrea Occhini, che partecipa all'S1 Pro nel campionato italiano e nel campionato mondiale, e Francesco Brizzolari, che partecipa nell'S1 AMA. Now you go at the window and look it down the street. The people that walking, the people that walking, so don't you cry with your foolish things, but shake your body when the sun goes down. 'Cause I know only the blues can make you feel good. Can make you feel good. Sono molto felice del team, dell'organizzazione e della moto. Abbiamo fatto sia l'anno scorso che quest'anno il campionato mondiale e il campionato internazionale d'Italia. Da 2013 sono nel team ufficiale Suzuki BRT e grazie a Fabio Mandelli, che mi ha dato la possibilità di esprimermi a altissimi livelli, siamo tornati a essere uno dei riferimenti degli italiani anche nel mondiale. L'anno scorso abbiamo fatto sesti, abbiamo fatto una bellissima stagione e eravamo molto contenti. E questi risultati, accoppiati anche a uno staff tecnico come Filippo Ragno, che è il mio tecnico di pista, e Fabio Mandelli come team manager, speriamo che ci portino veramente a vincere. But the blues, it can make you feel good. La moto di Andrea Occhini, che è un Suzuki 450 di quest'anno, dove stiamo continuamente sviluppando il nuovo freno doppio disco con 8 pistoni, quindi 4 per parte. Quest'anno la novità è che abbiamo finalmente la pinza staccabile dal piedino e quindi è tutto molto più semplice per le operazioni di manutenzione alla ruota anteriore. Finalmente stiamo sviluppando la nuova piastra perimetrale. Per chi non sa cos'è perimetrale, è un po' complicato da spiegare in 30 secondi, ma fondamentalmente ogni piastra è quasi una U. Questo invece è un lingotto rettangolare alleggerito lateralmente, quindi chiuso con cappellotti a mo' di biella. Il vantaggio? Assoluto vantaggio di rigidità, soprattutto nel fuoristrada. Dopodiché questa moto qui, quest'anno stiamo anche sviluppando sempre di più parastrappi a controllo di torsione, dove fa la differenza il parastrappi, a torsione controllata si dice, praticamente quando abbiamo problemi di trazione dove c'è molto viscido, per esempio nel cambio di terreno tra sterrato e asfalto, che è ancora le gomme molto sporche, noi agendo su gomme diverse, più morbide, riusciamo ad avere più trazione, quindi accelerare prima di tutti gli altri, perché è come se avessimo un ammortizzatore tra ruote e motore. Questo serve il parastrappi a torsione controllata. Un'altra, diciamo, particolarità della moto di Andrea, che usa un freno posteriore meno potente dello standard, proprio per riuscire a controllare meglio in staccati, nonché al contrario della moto standard, che ha un disco da 2,40 con una pinza monopistoncino flottante e il disco fisso. Noi abbiamo un disco da 2,10 di diametro, 210 mm,
flottante e una pinza con due pistoni contrapposti fissa. Tutte queste particolarità che ho citato adesso sono dell'azienda Cobra, dove Andrea è il primo collaudatore. Ogni cosa nuova di Cobra, il primo a sperimentarla è Andrea Occhini col team BRT. Ecco, quest'anno altra novità nella parte motore, dove esiste già dall'anno scorso la frizione Adler della Adige antisaltellamento. Noi abbiamo il modello Factory che ha delle particolari rampe diverso allo standard. In più quest'anno stiamo sperimentando il nuovo motore che Tomasin ci ha fatto, che a differenza dell'anno scorso esiste un secondo iniettore che non funziona sempre parallelamente al primo, ma in determinate situazioni, tra giri, apertura gas, eccetera, eccetera. Adesso parliamo delle sospensioni, dove siamo completamente appoggiati dal Tiziano Monti, che normalmente facciamo più test nell'arco dell'anno. Il monoammortizzatore è un Matrix, sempre seguito da Tiziano Monti, con sempre tutti gli ultimi aggiornamenti. Struttura appunto dà la possibilità anche a piloti giovani di poter emergere, infatti abbiamo quest'anno il fresco Francesco Brizzolari che sta provando a consolidare le sue posizioni nella categoria S1 AMA. È il primo anno che corro con BRT Bama Motor e abbiamo iniziato quest'inverno con i test invernali a girare e mi trovo molto bene, il team è molto familiare, sono tutti dei bravissimi ragazzi. È una moto che fortunatamente mi sono trovato già costruita e con i ragazzi, il mio meccanico, stiamo cercando di fare questo lavoro e penso che ci riusciremo presto. Vedremo cosa succederà il prossimo anno, si sta parlando di grossi cambiamenti, anche le categorie forse cambieranno, di sicuro l'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare con i migliori piloti, ce la stiamo mettendo tutta, da parte mia c'è sempre un grandissimo impegno e prima o poi riusciremo ad arrivare a quei livelli. Stiamo facendo test e gare per migliorare la moto, sto riuscendo a capire il suo stile di guida e tutte le uscite ci sono dei miglioramenti, quindi la cosa è molto positiva. Adesso stiamo adeguando la ciclistica alle caratteristiche di guida di Brizzolari, essendo la moto che era stata fatta per Occhini, quindi avendo una guida diversa stiamo cambiando sospensioni, motore, queste cose qui, e piano piano siamo già arrivati a un bel livello, quindi stiamo affinando le cose. Noi facciamo questa attività soprattutto per passione, perché diciamo è una componente fondamentale, e anche per la conoscenza che abbiamo acquisito in tutti questi anni. Diciamo tutto il nostro team ha una derivazione iniziale da motocross, siamo un po' misti, abbiamo anche un meccanico che viene dalla velocità, dato che appunto la supermoto è una moto che unisce queste due discipline, perché i circuiti sono circa un 70% di asfalto e un 30% di off-road, riusciamo a dare delle moto abbastanza performanti che emergono diciamo nell'elite mondiale. Siamo supportati da questo da degli sponsor, ci sono soprattutto degli sponsor tecnici che sono Alpina, Michelin, Adige, Cobra PZ5 che ci fornisce tutta la parte della ciclistica, la piastra e il leveraggio della sospensione. Poi abbiamo Arrow per le marmitte, TM Suspension che ci prepara le sospensioni e Breaking per i dischi, nonché Restec per le plastiche e Tomasin che è colui che ci prepara il motore e ci fa lo sviluppo della centralina. Dopodiché il team può vivere solamente se abbiamo anche degli sponsor non tecnici, che quest'anno sono la Gel Frigor, Aria Energia, Morfeo SRL, Sgubbi Fausto, Progel SNC che opera negli impianti di domotica e impianti di energie alternative, Fratelli Barducci e IMA Service. Diciamo con tutta questa struttura riusciamo a tenere in piedi il campionato. Allora, la nostra esperienza ovviamente che abbiamo acquisito nelle gare ci dà la possibilità di preparare le moto e di personalizzarle ai nostri piloti, perché raggiungere delle performance a questo livello non è semplice, ed è proprio grazie ai nostri tecnici, a chi ci fornisce le sospensioni, in questo caso Matrix per la sospensione posteriore, ci dà la possibilità appunto di fare una moto performante e ad hoc per quello che uno desidera.
noi abbiamo appunto, giriamo con un camion, un'officina attrezzato per fare le nostre gare, e abbiamo la sede a Cesena dove andiamo a preparare le nostre moto, e nella nostra officina non solo prepariamo le moto per correre ma anche moto per l'utenza stradale normale. E fra le persone che collaborano al team, che segue un attimino diciamo tutta la parte amministrativa nonché il rapporto con i fornitori, c'è anche mia figlia Vanessa, che è appassionatissima di moto, anche se non è capace di andare perché non sa andare neanche col motorino. Quindi noi con questa esperienza abbiamo acquisito fiducia da case importanti, fra cui Adige, fra cui PZ5 Cobra, e siamo anche il team sviluppo per loro, per queste case, anche per Matrix Suspension. E noi dopo appunto un test di sgrossamento che abbiamo fatto, e riusciamo ad ottenere risultati grazie al cronometro, perché comunque il cronometro non mente, mettiamo questi prodotti, le nostre case che ci seguono mettono i prodotti in commercio. Questa moto che adesso vi presento è una moto che noi abbiamo assemblato per l'utenza del Supermotard, per chi si vuole approcciare ma anche per chi già partecipa alle competizioni. Nasce dalla nostra esperienza nel mondiale Supermoto. È una moto che viene offerta al prezzo di 9.970 euro IVA compresa, e già pronta per correre in pista, perché diciamo come assemblaggio presenta i cerchi a pinna tubeless, c'ha l'impianto doppio disco frenante, mozze ricavate dal pieno e piastre in ergal ricavate dal pieno. Tutto quello che serve per poter incominciare nel mondiale Supermoto e correre soprattutto con una moto nuova, non una moto usata, una moto che è importante, che si sa che si spende questa cifra e non ci possono avere sorprese, perché ripeto, la moto è nuova. Quindi io consiglio l'acquisto di una moto nuova, perché le sorprese purtroppo negli usati dei motori 450 4 tempi possono essere moltissime, si fa in fretta a spendere 3-4 mila euro solo per sistemare il motore, e poi appunto, come ripeto prima, avere sempre una moto che non è nuova ma è usata. Oltre all'acquisto si può avere anche una formula per avere la moto in uso gratuito, potete contattarci che abbiamo appunto una soluzione anche a questa esigenza. Siamo partiti bene. Io penso che questo risultato ci avremmo fatto la firma. Sì, bene, risultato venerdì sicuro. Faceva la firma. Quindi andiamo bene. Ci vediamo la prossima. Per me ci sarà un gare migliore. Speriamo di non scivolare la prossima, e poi siamo a posto. Okay. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Wake up in the morning and I lose my radio. Shirley tried to call me, my cat is all alone. I don't find my shoes, well I don't find my keys. Come on darling, hurry, hurry please. Well, I got a boo, boo, boogie. I got a boogie, no.